Andiamo! Abbiamo indebolito l'ordine. E ora? Ora passiamo alla prossima fase del piano. Annienteremo l'ordine con il favore delle tenebre. Devo parlare con il generale ateniese. Torno al deposito di legname a preparare il prossimo passo. Ciottolino, qui non è sicuro. Un uomo mascherato mi ha chiesto di darti questo, ala dell'aquila. Ciottolino, devi andare. E non parlare con altri mascherati, intese? È pericoloso. Sì, sì, ala dell'aquila. Un uomo mascherato. Vediamoci alle tombe di Aipeia. Cosa ha in mente l'ordine? Ombra dell'Aquila, piacere di incontrarti. Vedo che hai ricevuto il mio messaggio. Sono stupito di essere ancora in vita. Non tentarmi. Quanta fretta! Non ce n'è bisogno, Ombra dell'Aquila. Lascia che mi presenti. Io sono Gergis, l'ultimo mago dell'Ordine. Ero ansioso di incontrarti, Alexios. Posso chiamarti così? Non mi importa come mi chiami. Sicuro di te, mi piace. Dammi una sola buona ragione per non trapassarti la gola con la mia lama. Dov'è Amorghe? Dov'è mio figlio? Ho le risposte che cerchi, Alexios. So cos'è successo in Acaia, al villaggio chiamato Dime. Dime? Cosa sai? Dimmelo! Io ero lì. Le cose non sono mai quello che sembrano. La tua realtà è limitata a ciò che percepisci. Seguimi. È da tempo che voglio parlarti.
Voglio mostrarti quanto può essere bello il nostro mondo. Andiamo? Un solo passo falso. Certamente. Un minuscolo dubbio può incrinare la più grande sicurezza. E tutti hanno dubbi. Perdi qua. Dove mi stai portando? In un bel posto. Voglio conoscerti meglio. Non mi fido di te. Ti seguo fin dall'inizio. A dire il vero, ho scritto molto su di te. Infatti, alcune delle mie opere più popolari parlano dell'ombra dell'aquila. E inoltre, ho sentito delle tue gesta dai nostri amici. La setta. Non credevo che avessero amici. Alleati, allora, se preferisci. Molte storie ambientate in tutto il mondo greco. Ho sparso la voce delle nostre eroiche imprese. Eroiche? Così definisci uccidere persone innocenti e bruciare villaggi? Una visione limitata. L'ordine vede le cose da una prospettiva più ampia. Non cerchiamo una pace effimera. Il nostro operato è eterno. Malaka. Guardati intorno. Quante speranze. Ti chiederai perché ti diamo la caccia. Ho ucciso tanti di voi da sapere. Sei una forza della natura, Alexios. L'hai notato? Il pericolo è attratto da te come gli avvoltoi da un campo di battaglia. Non possiamo permettere che tu esista. Uccidete qualcuno per via del suo sangue. Mi fate schifo. Non siamo tuoi nemici. Hai provato a rifletterci? Ai nostri occhi tu sei l'essenza del caos, la fine della pace. Non essere così avventato nel tuo giudizio, Alexios. Esistono molte prospettive. Siamo arrivati. Ah, guarda che vista. Messenia. Meravigliosa, vero? Vieni al punto. So cosa è successo a Dime. Com'è morta Nima. Hai il coraggio di ascoltare la verità? Voglio sapere tutto. Quel giorno alla spiaggia non vedemmo nessuno, né Nima né bambini. Erano fuggiti, o così credevamo, finché non sentimmo un grido. Veniva da una nave. Un relitto lungo la costa. Il sommesso ma inconfondibile pianto di un bambino. Elpidio. Non avevano vie di fuga. Nima cercò di resistere, ma fu inutile. Restò
solamente il bambino. Troverò Amorghe. Sicuramente si aspetta che tu ci provi. Che cosa vuoi da me? Le nostre storie sono scritte dai pochi che hanno il potere di plasmarle. Non capita tutti i giorni di parlare con qualcuno come te. Non esistono assoluti, Alexios, nemmeno con i corrotti. Tu sei il fuoco. Sei nato con il potere di distruggere, ma anche di riscaldare, di illuminare l'oscurità. Un fuoco che avete cercato di spegnere! Le persone muoiono, Alexios. Alla fine saremo tutti dimenticati. Scompariremo come un sogno lontano. Ma le nostre azioni, se significative, saranno ricordate. Dimmi, per cosa vuoi essere ricordato? Voglio essere ricordato per aver affrontato ogni battaglia, anche quando le probabilità di vittoria erano minime. Conoscere questo di te è meraviglioso. Grazie. Ora dobbiamo separarci. La domanda è: mi permetterai di vivere la mia vita? Vattene, prima che cambi idea. Tuo figlio, Elpidio, è al sicuro. Posso dirti questo. È stato un piacere conoscerti, Alexios. La prossima volta che ci incontreremo sarà l'ultima. Nima, Elpidio, mi dispiace. Thank you.